per la prima volta espressamente in un provvedimento giudiziario viene ritenuto provato, accertato che Borsellino ne fosse a conoscenza e che fosse proprio in quel contesto, perché Borsellino venne percepito come ostacolo alla trattativa, è maturata forse l'accelerazione della strage. Credo che questo sia un dato importante che conferma le interazioni tra le indagini parallele della Procura di Caltanissetta sulla strage di Via D'Amelio da una parte e le indagini sulla trattativa della Procura di Palermo dall'altra. Che vi fosse comunque un piano deliberato e complessivo che riguardava fra gli altri anche Paolo Borsellino, che in qualche modo era già emerso nel tempo, oggi evidentemente lo si ritiene adeguatamente provato. Il punto è poi evidentemente, e costituisce ovviamente materia dell'indagine Nissena, se a un certo punto vi è stata, e certamente vi fu, un'accelerazione nella deliberazione e poi nell'organizzazione e esecuzione della strage, il motivo di quella improvvisa accelerazione.